Siamo in compagnia di Marcello Marina, che riceve questa sera il premio Castagna d'Argento nell'occasione dell'11ª edizione, un motivo di orgoglio speciale. Se ci può raccontare anche proprio le motivazioni, le ragioni per cui riceve questo premio stasera. Ma particolarmente felice di ricevere questo premio, che ha visto nell'Albo d'Oro veramente talenti ed eccellenze dello sport. Oggi ho il piacere di riceverlo perché in realtà sì, sono campione del mondo di un ciclismo alternativo. Infatti la squadra che dirigo, una squadra femminile composta da tre inglesi, un'australiana, una tedesca e un'americana, ha vinto la Reduc Criterium, che è il vero e proprio campionato del mondo di bici fixed, che sono le bici da pista che vengono portate su strada, sui circuiti cittadini. E questo campionato vede 4 tappe prestigiosissime a New York, Londra, Barcellona e Milano. Ecco, diciamo, non solo calcio, è il bello di questi eventi è proprio che si dà risalto poi a queste grandi imprese, perché di questo si tratta, che magari non vengono considerate e invece dovrebbero esserlo. In realtà sì, non solo calcio, ma non solo ciclismo tradizionale, ma anche ciclismo alternativo, un po' quello che sono i cosiddetti fan sport, che adesso stanno attirando tanto l'attenzione anche a livello olimpico. Ricordo il windsurf, ricordo lo snowboard, ricordo il triathlon, il beach volley, e anche che Criterium Fixed fanno parte di questo alveo. Fra l'altro particolarmente felice perché nel 2017 la Sicilia diventerà protagonista nel ciclismo. Ricordo infatti che il 9 e il 10 maggio ci saranno 2 tappe del Giro d'Italia per i 100 anni del Giro d'Italia, proprio qua sull'Etna, e poi ritorna il Giro di Sicilia professionistico in autunno. Perfetto, la ringraziamo, grazie mille. Grazie.